E bella a tutti ragazzi, quelli che vi parla. Bentornati in questo nuovo video di Salva il Mondo. Vero, questa tipologia di video non l'avevo ancora fatta. Pensavo che l'avevate visto durante le live, ma non tutti sanno esattamente ora come muoversi, come movimentarsi, con il fatto che il Wafferbot è praticamente diventato tutto a pagamento, ma ci sono delle particolarità che non tutti sanno, perché ci sono dei comandi che sono gratuiti, comandi che potete ancora utilizzare. Quello in questione di oggi è quello per cambiare build, cosa che tutti penso vogliano fare, perché avranno visto i miei video dove switcho build e faccio cose impressionanti con l'abilità eroe, cosa che dipende ovviamente da questa stagione di Ventura. In questo caso sono dentro una mettiti in marcia, che ha: quando lo scudo di un giocatore viene distrutto, i nemici nelle vicinanze subiscono danni, gli avversari di piccole dimensioni hanno maggiori probabilità. In questo caso non ci interessa, ma quello che mi interessa adesso per voi è farvi vedere come switchare build gratuitamente ora nel 2023 con il Wafferbot, cosa che è strana perché vi ho appena detto che è a pagamento. Ma partiamo dall'inizio. Semplicemente dobbiamo innanzitutto recarci qui tra gli amici e vedere subito se, mandando l'amicizia, vediamo già subito che ce la rimuoverà subito e ci arriverà anche un messaggio. O meglio, in questo caso no. Fatto sta che praticamente dovete avere il premium. Infatti ora switchare build solo dalla chat di Fortnite dovete avere il premium, cosa che ovviamente non possono tutti permettersi, e allo stesso tempo un po' una rottura di coglioni, perché 5 euro al mese per un premium che non dà più le feature di una volta è veramente una roba scandalosa e non serve più. Però ragazzi, se non si può più cambiare build in questa maniera, come si può fare? Innanzitutto andiamo a vedere nel dettaglio come. Ci serve ovviamente Discord, perché comunque da Discord parte il tutto. Volete utilizzare questa tipologia di bot? Perché adesso vi spiegherò come fare. E secondo me vi interesserà anche molto, perché è molto più veloce addirittura dello switch da chat senza avere il Discord aperto. Quindi apriamo Discord e andiamo a recarci nella stanza del bot. Sia chiaro ragazzi che quello che vi sto mostrando adesso lo potete tranquillamente trovare all'interno del Discord STV Master, che ragazzi vi lascio il link nella descrizione, così almeno potete entrare, utilizzare una stanza apposita al bot e switchare senza problemi. Potete già vedere che ho fatto una prova, infatti ho usato un comando particolare che è Game Panel. Infatti facendo Game Panel, ok, ci dirà niente di schiacciare. Se noi schiacciamo ci usciranno tutte le nostre build. E questo qui è un intanto ci ha detto che siamo loggati col nostro account, quindi cosa principale da fare è login con l'outcode e tutte quelle cose lì che vi ho detto. Poi ragazzi, dopo aver fatto ciò, potete switchare build senza problemi, velocemente anche. Guardate, guardate la velocità di switch. A parte che vedete cosa sta succedendo dietro allo schermo, guardate la vita. Praticamente io facendo così switcho a volte tipo un sacco di volte e ottengo veramente in modo velocissimo il danno che mi interessa a me. Ovviamente non esiste un danno massimo, perché dipende tutto da quanto switchate voi. Ora io sono entrato con Sauti e ritorno su Sauti. Però questo qui ad esempio è un modificatore che riguarda gli scudi, quindi facciamo in modo che mi vado a far rompere lo scudo e vediamo se effettivamente prendono più danni i mostri rispetto a prima. Tipo adesso abbiamo uno smasher, io ero entrato con lo straniero, ora ho il salto. Ok, guardate, ora mi faccio rompere lo scudo, vediamo se è cambiato qualcosa. Puttana Eva ragazzi, l'ha quasi shottato. Ho switchato talmente tanto che il mostro l'ha quasi shottato, ed è al 131 il mostro, quindi tanta roba, veramente tanta roba. Avete visto ragazzi, switchare serve a molto, e se switchate in questa maniera come vi ho fatto vedere io, non avete problemi in nessun tipo di missione. Ricordatevi che lo switch dipende tutto dai modificatori attivi che ha la missione, che siano modificatori blu e non rossi, perché su quelli non ha valuta, perché sono modificatori nemici. Quindi ragazzi, spero abbiate capito come fare, spero abbiate capito dove trovare questo bot, e allo stesso tempo vi ho fatto praticamente capire che si può fare tutto quello che volete anche senza pagare, in questo caso però. Quindi ragazzi, ci vediamo stasera in live, così mi spiegate se ha funzionato o meno, e allo stesso tempo ci vediamo con un nuovo video domani alle 9 di mattina come oggi. Bella regà, e grazie della visione. A domani e a stasera in live, ore 9/10.